Bene, vi farò la recensione al Fantasma di Daniel Steele, che è un romanzo che ho finito di leggere pochi giorni fa, che mi è piaciuto. E, credo che sia utile spendere un paio di parole, un po' per inquadrarlo. Allora, di Daniel Steele in realtà io avevo già letto La Tenuta, veramente poderoso, è stato il primo romanzo che ho letto di questa autrice. Anche questo mi era piaciuto, ricostruito benissimo dal punto di vista storico. Qua era ambientato sul finire dell'Ottocento e parlava proprio della condizione dei minatori e poi della figlia del protagonista che si ritrovava a dover dirigere la miniera con tutto quello che poi voleva dire da un punto di vista culturale dell'epoca, una donna che effettivamente gestisse la miniera e Daniel Steele è stata bravissima a ricostruire tutto il contesto storico. Per quanto riguarda il fantasma ci troviamo di fronte a una vicenda ambientata ai giorni nostri che ha come protagonisti un uomo divorziato che però non riesce a dimenticare la moglie che si ritrova per una serie di vicissitudini a vivere in una casa dove 2 secoli prima aveva abitato una donna che peraltro lui riesce a vedere un paio di volte sotto forma di fantasma. Che ha trascritto nel suo diario le sue vicende, e quando lui legge questo diario, piano piano riesce, cioè venendo ad apprendere la vicenda tormentata di questa donna che si chiama Sara, riesce a scacciare il fantasma metaforico, il ricordo che l'ossessiona della donna che l'ha lasciato e non lo ama più, e a ricominciare con un nuovo amore. Quindi è un romanzo che ovviamente si inventa lo solito stile drammatico dell'autrice, intimista e riflessivo dell'autrice, analizza la sfera dei sentimenti, quindi ci troviamo di fronte all'analisi dell'essere lasciati, delle delusioni d'amore, dei rimpianti, il protagonista poi addirittura si sente inadeguato, ecco, forse per dire magari un uomo che ha subito il divorzio controvoglia potrebbe effettivamente trovarsi, diciamo, rispecchiato nella vicenda, appunto del protagonista che si chiama Charles, se ricordo bene, sì, Charles. Ecco, forse questo è un romanzo che io consiglierei di leggere, specialmente agli uomini, in realtà, agli uomini che magari si trovano ad affrontare appunto questo discorso di divorzio, controvoglia, perché appunto magari sono ancora innamorati della moglie. Ecco, secondo me potrebbero effettivamente, rivedersi nel protagonista maschile, che effettivamente per tutta la prima parte del libro soffre tremendamente, si sente inutile, si sente anche perché poi la moglie, peraltro, l'ha lasciato per un uomo molto più vecchio, quindi scatta in lui questa sorta di senso di inferiorità di chiedersi che cos'è che non aveva, di questi complessi, diciamo, di inferiorità. Peraltro virati al maschile, quindi effettivamente l'autrice è stata veramente bravissima ad analizzare la psiche maschile di fronte a un rifiuto, di fronte a una delusione d'amore. Quindi effettivamente è un libro che consiglierei di leggere proprio agli uomini che magari stanno attraversando una delusione d'amore, perché effettivamente potrebbe essere un modo catartico, una sorta di biblioterapia. Per analizzare i propri sentimenti, anche per sentirsi compresi. Quindi effettivamente è un libro che sotto questo punto di vista forse ecco, è più, diciamo, potrebbe prendere molto di più un lettore maschile che non una lettrice donna, perché effettivamente in realtà il punto di vista femminile qui non compare tantissimo. Cioè viene dato spazio alla nuovo amore di Charles che poi troverà a fine vicenda. Ma il punto di vista femminile qui non compare tantissimo, compare molto di più nei ricordi della donna fantasma Sara, che ha passato questa vita, tra l'altro anche lì ha subito un discorso di violenza, poi è scappata dal marito manesco, anche lei si è rifatta una vita, c'è cioè anche poi addirittura l'analisi del periodo delle guerre tra nativi e americani, quindi anche lì l'autrice l'ha ricostruito benissimo, il dramma dei Pelle Rossa. Quindi è un romanzo che condensa, cioè dietro questa trama, che banalmente potremmo dire parla semplicemente di una delusione d'amore, quindi di per sé potrebbe essere anche una storia banale, in realtà l'autrice è stata bravissima a inserirci tutte queste analisi ai sentimenti, anche diversificati, comunque anche a vicende storiche, e uno non potrebbe mai pensare di trovarci dentro in un romanzo d'amore. Invece Daniel Steele è veramente brava, brava, brava a
a ricostruire tutto l'ambiente storico, e era una cosa che in realtà aveva già dimostrato con questo romanzo qui. Lei è proprio un'autrice brava a ricostruire l'ambiente storico, tutto dettagliato, con tutti i particolari. Ecco, l'unico difetto, però non è un difetto nel senso vero, è semplicemente una cosa che io mi aspettavo di trovarci e non ci ho trovato. E vabbè, il mio voto finale non è proprio 10 lodi, è un 8, qualcosa. Però ripeto, è solo il mio punto di vista e non è, cioè, non è che deve essere il punto di vista di tutti. È il fatto che io mi aspettavo, un po' per il titolo, un po' per la trama, mi aspettavo comunque di trovarci un elemento paranormale molto, cioè, molto presente. Invece, in realtà, pur parlando in un paio di pagine di questa apparizione femminile del fantasma di Sara, che appare appunto nella casa del protagonista, nella nuova casa del protagonista, in realtà le apparizioni del fantasma sono appunto condensate in sintesi. Cioè, sì, è un libro che in teoria ha dentro del sovrannaturale, però non ci troviamo dalle parti della ghost story, men che meno in una storia horror. E a me un po' dispiace perché avrei voluto trovarci un po' di più atmosfere sovrannaturali, spettrali, ma non in senso terrifico, orrorifico, ma andava anche bene in senso un po' alla urban fantasy. Purtroppo l'autrice, sotto questo punto di vista, il sovrannaturale, cioè le apparizioni della donna fantasma, le ha messe proprio in sintesi, cioè ci saranno giusto neanche due paginette, su un totale peraltro di 300 e passa pagine, sono 350, 356 pagine, quindi secondo me l'autrice, proprio perché è talentuosa, avrebbe dovuto dare un pochino più di spazio anche all'analisi del sovrannaturale, quindi poteva metterci un pochino più di apparizioni di questo fantasma. Ha scelto di metterlo in sintesi, quindi vabbè, non ci troviamo dalle parti della ghost story ed è un vero peccato, perché in realtà se l'autrice avesse messo più pagine sovrannaturali, ecco, magari gli appassionati di horror, almeno di ghost story, avrebbero apprezzato, cioè si poteva leggere anche per gli appassionati comunque di storie comunque sui fantasmi. Purtroppo le apparizioni del fantasma sono proprio in sintesi. È un romanzo che si concentra molto di più sull'analisi dei sentimenti, quindi ripeto, i sentimenti di inferiorità, il sentimento di sentirsi inadeguati, di rimorsi, di rimpianti, del continuare a piangere su questa perdita d'amore, e poi a fine vicenda ovviamente c'è l'happy end, come si suol dire. E il protagonista finalmente riuscirà, anche esortato dall'aver appreso la vicenda tristissima di Sara, questa donna appunto che 2 secoli prima era stata vittima di violenza, era poi scappata dal marito, si era rifatta poi una vita in America. Ecco, anche esortato dall'aver appreso la vicenda di Sara, riesce a guarire dalle sue ferite, quindi a trovare nuovamente l'amore. Quindi è un romanzo molto molto positivo che vi consiglio. Non è una lettura, diciamo, immediata e facile, ci ho messo parecchi mesi a finirlo, anche perché in realtà io, leggendo più di un libro, non riesco a stare dietro sempre allo stesso. Però è un romanzo che vi consiglio, quindi di questa bravissima autrice, che in realtà ne ha scritti veramente tantissimi, io, se dovessi dirvi da quale iniziare, vi direi di iniziare da questi due. Veramente validi entrambi. Questo ha praticamente ambientato sul finire del Novecento e tra l'altro descriveva ben due generazioni, se ricordo bene, di questa famiglia, con delle vicende di questa famiglia. Ed era veramente, ecco, era veramente ben ricostruito da un punto di vista storico. Mentre invece questo è ambientato ai giorni nostri e ha comunque cioè poi tutta la vicenda del fantasma di Sara, ambientato comunque sul finire del Settecento, ecco, dell'Ottocento, è ambientato quindi anche nel passato, però comunque si svolge la vicenda di Charles, della sua delusione d'amore, si svolge ai giorni nostri. Quindi è comunque un romanzo, due romanzi consigliati di questa autrice. Di lei avevo letto anche Promesse, per quanto fosse peraltro un tema molto interessante, era legato proprio al discorso di questa donna che a seguito di un incidente veniva sfigurata e poi per una serie di ritratti doveva abbandonare l'uomo che amava.
Promessa è carino come romanzo, però era molto più semplicistico. Devo dire che invece in questi due romanzi Daniel Steele secondo me ha dato il meglio di sé. Gli altri romanzi che comunque ha scritto io non li ho letti, quindi non vi so dire come sono, però questi due ve li consiglio, sono assolutamente consigliati. Va bene, allora sotto vi metto l'altro video che avevo fatto su Daniel Steele, vi metto anche la trama, vi metto anche qualche stralcio per darvi un po' l'idea dello stile dell'autrice. Se l'avete letto, fatemi un po' sapere cosa ne pensate. Se invece non l'avete letto e lo leggerete, appunto, poi ditemi che cosa, se vi è piaciuto o se non vi è piaciuto. Sono curiosa un po' di conoscere anche i vostri pareri. O comunque se avete letto altri romanzi di Daniel Steele, perché magari ne avete letto qualcun altro, sarei appunto curiosa di sapere un po' cosa ne pensate di questa autrice, che tra l'altro è un'autrice molto famosa e anche molto prolifica, similmente a Nora Roberts, è un po' uno dei primi nomi scrittrici contemporanee che si tirano fuori parlando comunque di romanzi d'amore ma molto molto drammatici. Va bene, concludo qui, ringrazio le persone che hanno ascoltato il video.